Dottoressa Eli De Tisi, vice sindaco di Torino, ci fa piacere quando in rappresentanza di una città che si sta aprendo al mondo con la sua architettura, con la sua cultura, con la sua accoglienza, si apre anche al mondo della ricerca, della medicina, dell'odontoiatria e della, lei sa che qui si parla di rigenerazione ossea. Certo. Ma lei ha portato il saluto della città di Torino e la location è elettiva, direi, Teatro Carignano, congresso in Teatro Carignano. Sì, ho portato il saluto della città con molto piacere a un congresso nel quale si parla di questi temi, perché intanto penso che tutto quanto attiene i temi della ricerca, la ricerca scientifica medica in modo particolare, non è soltanto un ricercare soluzioni ai problemi delle persone, ma è anche sicuramente uno degli elementi di sviluppo di un territorio. Quello che dice Horizon 2020. Esattamente, io credo che anche la comunità europea ci indirizzi forte in questa direzione. Credo anche che per Torino, ad esempio, la città della salute e della scienza possa essere una opportunità se adeguatamente sviluppata in questa direzione. Certamente la ricerca scientifica può diventare uno dei fattori anticrisi che in un territorio fanno la differenza. Ma oltre a questo, naturalmente, c'è tutto il tema della risposta maggiormente adeguata e competente ai bisogni delle persone. Noi abbiamo la necessità di ritornare a affrontare temi come la prevenzione, temi come la centralità del territorio e della cura sul territorio, e credo che anche in questa direzione il convegno di questi giorni, insomma, ci possa portare un contributo anche di riflessione anche politica, perché io credo che i prossimi anni anche le politiche sanitarie dovranno sempre di più andare nella direzione della collaborazione tra professioni diverse, della prevenzione, del lavoro sugli stili di vita e, come dicevo, della centralità del territorio anche nella cura. Quindi ringraziamo la città di Torino per averci permesso di utilizzare questa meraviglia che è il Teatro Carignano e anche altre strutture, Palazzo Reale per altri eventi, eccetera, e auguriamo anche che ci sia una maggiore e migliore fruizione di questi monumenti, li possiamo chiamare così, architettonici. Sì, beh, un convegno è sempre un'occasione straordinaria anche per far conoscere a persone che diversamente non avrebbero occasione di conoscere la nostra città i gioielli di Torino, a volte un po' nascosti, ma sicuramente molto preziosi. Il Teatro Carignano ne è un esempio e credo che, anzi l'auspicio è che chi viene a Torino in un'occasione come questa ci possa poi ritornare magari per conoscere ancora meglio la nostra città. Grazie Vice Sindaco, grazie, le auguriamo buon lavoro. E buon lavoro a voi. Grazie.